Siamo in collegamento con il sindaco di Piazza Armerina, Fausto Carmelo Nigrelli, che stamattina ha partecipato ad una riunione con i sindaci per risolvere il problema dei rifiuti. Nigrelli, che cosa ci dice? Avete risolto oppure avete solamente parlato? Dunque, intanto la riunione è durata 6 ore. La cosa positiva è che per la prima volta c'è stato uno spirito molto collaborativo e molto costruttivo tra i sindaci, indipendentemente dalla posizione politica, allo schieramento politico. Abbiamo preso atto della sentenza del CGA, quella che annullava l'affidamento a Sicilia Ambiente, e che si spinge a dire che saremmo in regime TARSU e non TIA. Dopodiché Sicilia Ambiente ha consegnato a ciascun comune il calcolo dei costi di ogni singolo cantiere, comprese le spese generali, ed è la prima volta dal 2004 che si hanno i costi reali di questo servizio, perché la dice lunga sui motivi della crisi anche degli anni passati e che si sta riverberando ancora oggi. Ma a questo punto ogni sindaco porterà nel Consiglio Comunale la tabella con i costi del cantiere di riferimento, e la riscossione torna ai comuni, questo è il dato importante, anche se la bolletta poi verrà fatta dal personale che c'è in servizio a Sicilia Ambiente, perché ovviamente bisogna garantire i posti di lavoro, tuttavia sarà bollettazione fatta dai comuni con i soldi che arriveranno ai comuni e saranno restati dai contribuenti per il 2009 su conti correnti dei comuni. Ma questa è immediatamente esecutiva questa decisione? Sì, sostanzialmente sì, è necessario però che i consigli comunali approvino queste schede con il costo dei singoli cantieri e poi il giorno 15, credo, ci sarà l'affidamento provvisorio fino al 30 giugno a una società che verrà decisa dal Consiglio di Amministrazione che sarà sicuramente Sicilia Ambiente. Ma i cassonetti quando verranno svuotati? Per quello ho predisposto oggi un'ordinanza, per cui io ritengo che da domani o tutto più, da dopodomani si farà questa raccolta straordinaria della stazione di Piazza Armerina. Il problema è che l'assicurazione dei mezzi aveva a Piazza una scadenza diversa da quella delle altre città, scadeva il 31 di gennaio, quindi per questo è esploso qualche giorno prima il problema. Nelle altre città è cominciato a esplodere da un paio di giorni. Va bene, grazie, buona giornata e buona soluzione dei problemi. Ok, grazie, ciao.